Un saluto a tutti e ben ritrovati da Devoldo 125, nuovamente su Ezio Paion 4 con il nostro nuovo impero romano che ha aperto filiali anche nelle Americhe. E come vedete abbiamo praticamente nello scorso episodio fatto capitolare gli Stati Uniti d'America anche grazie all'utilizzo di due bombe atomiche, un po' deplorevole come cosa, ma ci sta e ci sta il fatto che gli Stati Uniti si siano arresi così. Velocizzerei adesso a 4, visto che c'è poco da fare se non terminare velocemente questa guerra con il Messico. Che direi che è davvero più poco da dire. Abbiamo parecchi punti di esperienza terrestre da utilizzare. Io andrei a fare una cosa. Andrei a modificare innanzitutto i nostri carri armati pesanti. Comunque leggeri, chiamateli medi, chiamateli come volete. Ad esempio il nostro Modern Tank lo andrei a modificare. Già l'avevamo modificato con la versione del 45, non so perché. Ah, si stavano producendo quelli del 45, ok. Andiamo a modificarli, qui guarda, l'abbiamo già modificato. E andrei a mettergli main gun al massimo. Engine, in modo tale che sia più veloce. 92% di affidabilità. Praticamente questa è una bestia. Questa è davvero una bestia. E lo modifichiamo, lo chiamo del 46. E non posso modificarlo così, infatti. Troppi punti ci vogliono. Ok, facciamo così. Save, 46. Quello del 45 lo mandiamo in pensione. 46. Qui ci sono i due heavy tank che co costruiamo ancora per... Così per dire, stiamo producendo heavy tank. Super heavy tank. Lì non sono super heavy tank, ma sono dei P40 che a me vanno molto, piacciono molto. Naturalmente adesso qua saranno un po' arrabbiati, vabbè, ma c'era da immaginare, insomma, non mi interessa assolutamente. Adesso per il Canada facciamo una cosa molto simpatica. Proprio un piano d'azione molto... molto deciso. Volto a eliminare qualsiasi tipo di resistenza in Canada e non mi interessa delle perdite, ormai abbiamo vinto. Ormai abbiamo vinto, ragazzi. Ormai abbiamo vinto. Si tratta solo davvero di andare a dominare il resto d'Europa. Stiamo producendo talmente tanta roba poi. Continuerei con le nostre basi missilistiche anche. Ok. Wow, qua abbiamo circondato un po' di... mangia fagioli. Penso che con Chihuahua caschi tutto anche qua. No, non è ancora, c'hanno ancora voglia di combattere questi. Vabbè, contenti loro, contenti tutti. Tu già che ci sei qua, distruggi questi. Messico ha capitolato, yuhu. Perché vieni a San Francisco, anzi a Los Angeles è più vicino. Vieni a Los Angeles. Potremmo lanciare anche una bomba atomica su Ottawa, ma non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso di far del male ai nostri amici canadesi. Dai, sono bravi i canadesi. Hanno il brutto difetto di essere amici degli inglesi, ma mica li si può biasimare per questo. Paolino. Paolino mi viene qua. Abbiamo leggermente convogli utilizzati. Supply and trade. Adesso oltretutto dovremmo anche poter... direi di sì. Grazie, non abbiamo più bisogno di tutto il vostro ambaradan. Grazie, alla prossima. Siamo autosufficienti in tutti i modi. Ok, punti vittoria dove sono? Montreal. Perché non stai attaccando Ottawa? Qui c'è il Quebec, andiamo a prenderlo subito. Qua c'è un punto vittoria, lassù ce ne sono. No, ce n'è uno qua però. Deve prendere quel punto vittoria laggiù. Ce ne sono... lì ce n'è uno. Vai a prenderlo. E poi c'è Vancouver. Ok. Ok, scusate canadesi, ma dovete arrendervi. Mi spiace per voi, ma dovete arrendervi. You should surrender. Dovreste considerare l'eventualità di arrendervi. Toronto.
fai così, va, prendiamo tutto questo territorio. You should never surrender. Motto della serata. Motto degli episodi più che altro. Ok. Ok, andiamo, proseguiamo su di qua, prendiamoci tutti questi territori. Oh, abbiamo preso un altro territorio, tagliamoli fuori. C'è ancora Vancouver. Ma vai a Vancouver, va, ma vai a Vancouver. Ok, adesso spostiamo tutte le nostre flotte. Qualsiasi flotta ci sia qua. Secondo gruppo di sommergibili non ha fatto nulla. E li spostiamo velocissimamente dai canadesi. Poi altre flotte. Abbiamo la Regia Marina che è stata abbastanza non operante nell'ultimo periodo. Ok. Primo gruppo di sommergibili di Yakino. Ok, direi che può bastare. Proposito di produzione di navi. A proposito, giusto visto che siamo in tema. La regina Elena. L'avevamo finita, eh? Regina Elena, super heavy battleship. Yeah, bitch. Ma comunque altri dockyard. Facciamo altri convogli, visto che li stanno utilizzando come il pane. Altri sottomarini. Submarine, vai. Ok. Yes, bitch. Abbiamo anche delle nuove fabbriche, in teoria, ma non penso di aver bisogno di altra roba. Cannone, invece sì, ne abbiamo bisogno. Guarda quanta roba c'è da produrre. Research. Miglioriamo il cannone ancora. Allora, direi che possiamo produrre più self-propelled artillery. Ok. Poi produciamo più medium tank destroyer. Ok. Prima o poi dovremmo anche produrre più carri leggeri. Produciamo più carri pesanti. Poi produciamo più infantry equipment. Mettiamolo qua. Wow. Possiamo leggermente produrre. Naval bomber numero 3. Più naval bomber di livello 3. Aspettiamo gli aerei. Strategic bomber ne abbiamo, tactical bomber, closer support, produciamo più closer support anche per concludere. Penso che abbiamo finito poi, mamma mia. No, ancora spazio abbiamo. Abbiamo ancora spazio di manovra. Produciamo allora più artiglierie di nuovo. Ancora possiamo produrre, quanta roba possiamo produrre, ragazzi? Fa paura produrre tutta sta roba. Anticarro. Ah, che cazzo possiamo produrre ancora? Altri carri leggeri che possono far comodo, visto che dovremmo... Abbiamo parecchie divisioni leggere. E basta! Più strategic bomber. Più strategic plane. Ancora! Mica abbiamo 792 fabbriche, ragazzi. Cioè, non finirò davvero mai più di produrre tutta sta roba. Facciamo altri centauri. Non abbiamo tanta esperienza navale per upgradarli, no? Ok, sì, possiamo aggiornarlo al 46. Produciamo più centauri. Più alfa centauri. Save. Mandiamo in pensione quello del 45. Anzi no, quello del 44. Quello del 45. No, questo è il flight carrier, insomma, per andare in... Ok. I nostri aerei facciamo fare... Ma qua stiamo producendo quelli 46. 46. 46. Produciamo altri fighter. Che
cazzo produco ancora? Altri tactical bomb? Altri modern tank? Modern tank del 46. Siamo a 695, produciamo altri carri armati. Voglio che tutte le nostre divisioni abbiano sufficienti carri armati. E basta, quante ne abbiamo? Basta, non c'ho più voglia. Cioè, davvero troppa roba. E ci serve anche una tonnellata. Cioè, nonostante da tutta questa gomma. Guarda quanta roba ci serve, d'altronde. Producendo tutto sto ben di Dio. Ce ne serve, continuano ad aumentare, guardate quanto aumenta, cioè, d'altronde. Cromo addirittura ci serve. Forse non dovrei usare tutte ste fabbriche. Probabilmente non dovrei e non dovrei assolutamente. Potremmo anche iniziare a ricercare gli heavy fighter per produrre qualcosa di diverso. Comunque ricerchiamo magari gli strategic bomber. Wow, abbiamo distrutto anche la flotta canadese. Cioè, abbiamo bisogno di davvero... Steel, abbiamo bisogno di steel perché stiamo esportando. Stiamo davvero... Wow. Abbiamo bisogno di qualsiasi cosa immaginabile su questa terra. Cromio. C'è qualcosa di cui non abbiamo bisogno. Canada non si è ancora reso. 93%, dobbiamo prendergli un po' di provincia, cazzo. Andiamo a prendere la Sucia, la sua capitale. Quebec, dovrebbe essere finita la guerra dopo questo. No, è stata aggiunta l'Australia. Beh, c'è andata di culo, dai. C'è andata altamente di culo a sto punto. Questi stanno arrivando. Un'offensiva così. Ok. Siamo magari a fare un'offensiva anche con questi. Siamo a fare un po' di offensive. Un'agonia comunque però, cioè perché non si arrendono? Il Canada potrebbe avere il buon senso di dire basta. Dobbiamo anche prendere il Labrador. Cosa abbiamo bisogno ancora? Di steel. Dovrei mettere l'editto. Quante fabbriche prendiamo però al... Con 3,73 fabbriche prendiamo, quindi siamo comunque nettamente in... In surplus. Farei più fabbriche civili. Dove è possibile. Adesso che possiamo le farei. Per aumentare ancora il numero di fabbriche. Poi dopo la guerra. Perché non potremo tenerci tutti. Il mio obiettivo è tenermi l'Europa. Se riusciamo un pezzo degli Stati Uniti. Adesso vediamo quanti punti di war score abbiamo. Sempre al solito. Abbiamo già due bombe atomiche comunque. Che bravi che state lasciando solo un'unità per ogni provincia qua che non serve a nulla. No, perché andate laggiù? Perché vi ritirate qua? Siete degli idioti, abbiamo perso un sacco di unità così. Ah, non è vero. No, non so dove si siano ritirati. No, mi dà sempre 24, quindi... Quindi no, non è vero, però. Ok. D'occhio a Zanga, mica quante fabbriche abbiamo.
Ok. Andiamo, dobbiamo semplicemente continuare su questa falsa riga. Ovvero conquistare provincia al Canada finché non capitolano. Quanto gli ci vuole? 95%, proprio vicino, insomma. Abbiamo preso anche la capitale. Dov'è adesso la loro capitale? Non hanno più la capitale. Che Gigino Messe continua così. Stiamo continuando a combattere, ma... Bah. Questo qua a chi lo diamo? Abbiamo parecchi punti per New Commander. Di nuovo questa faccia però, felice caviglia. Perché mi sposta l'unità? Mannaggia. C'è sempre qua due, non me ne faccio nulla le due divisioni qua. Perché te voglio che fai un'offensiva così? Non abbiamo un aeroporto qua comunque. Cerchiamo di aggirarne un po'. Ma cacchio è le nostre divisioni qua? Sono quasi arrivate, ottimo. Stiamo continuando a costruire bombe atomiche, ne abbiamo già tre. Ah, eccola lì la nuova capitale. Northern Canada. Dai, Canada! 97%. Abbiamo preso anche il Northern Canada. Fate subito solo attrito voi. Siete proprio dei maiali. Ok, qua finalmente siamo riusciti a vincere. Finché questi muoiono con dolore. Questo è quello che dobbiamo fare. Anche questi stanno perdendo un sacco di... soffrano. Un parecchio unità però i canadesi, eh. Non mollano. Voi sapete c'è un aeroporto qui in zona comunque. Vorrei dire a questi qua di venire solo qua giù. Sono tre divisioni che fanno un poco comodo. Non siamo lontani da Canberra e Sydney, insomma. Quanta unità nazionale ha il Canada? 80%, due bombe atomiche siamo a posto anche qua. Praticamente è un'agonia, è davvero un'agonia la loro. GG. Cacchio sta succedendo qua giù con tutti sti rumori di bug che muoiono. Adesso ci metteranno, penso che finiranno prima di invadere il Canada che questi che arrivino a destinazione. Ok. Qui ci sono 6 divisioni, dovete venire qua. Anzi, 3 vadano qua. Dobbiamo sfondare. Il Canada ancora non è capitolato comunque il Canada, eh. Non mollano. Canadesi pasticcioni. Oh, là il Canada. No, pensavo, ho visto una laggata, pensavo fosse caduto il Canada. Invece no, non è caduto il Canada. Wow, c'è addirittura un Coastal Forts. Canadesi pasticcione parlano tante sotto... Oh, alleluia. Alleluia. Ok.
Allora, Messe mi viene a Philadelphia. Soddu mi va a San Francisco. Tutti con molta rapidità. Mentre te ti volevo anche... Probabilmente subiremo un attrito della Madonna, però. We need 4 convogli, ma non ne abbiamo al momento. Vabbè, io ti dico di venire lì, poi fai quello che vuoi. Ok, stiamo pushando. Quanto ci mettono comunque a arrivare? Non voglio nessun patto di un'aggressione. Medium tank, medium tank. Sì, lo so che mi... Ma perché devo andare a aggiornare le divisioni, non ti preoccupare. Su, sfonda lì, aggiriamo questi qua, li circondiamo. Messiamo qualche divisione motorizzata. Ah, ma questi si sono fermati lì, non ci sono convogli disponibili. Ecco perché non stanno arrivando. Che okay, i convogli li hanno trovati comunque. Stiamo circondando, qua sono un buon numero di divisioni che vanno a farsi benedire. Gli australiani sono più tontoni ancora degli americani, questo è un problema dell'intelligenza artificiale probabilmente. Un po' di filippini che muoiono, ci stanno sempre bene. Questi rumori sono davvero fastidiosi. Appena troverò il modo di disattivare li disattiverò. Ok, io terminerei l'episodio qua. Ci stanno un po' ricacciando alla fine qua in effetti comunque. Terminerei l'episodio qua, nel prossimo episodio cercheremo di far cadere il Canada. Non appena troveremo un aeroporto, spero ci sia un aeroporto qua in sta zona. Non me lo dice dove, dove hanno un aeroporto sti stolti. Naval Combat, stiamo combattendo anche lì. Comunque direi che per questo episodio è tutto, nel prossimo episodio faremo collassare il Canada. E ci troveremo poi per le trattative di pace, penso, a sto punto. Comunque, un saluto a tutti e alla prossima, ciao ciao.